Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. So che darà da molto che non ne caricavo uno, però diciamo il motivo della mia inattività è proprio quello per il quale sto facendo questo video, ovvero la banca Pokémon. Esattamente, purtroppo non sono riuscito a caricare nulla perché attendevo la banca, era stata annunciata dalla Nintendo a gennaio e oggi, 25 gennaio 2017, è finalmente uscita. Non ricordavo quanto fosse stressante questa attesa. Diciamo che appunto io mi aspettavo uscisse i primi di gennaio, tant'è che nella mia pagina Facebook ho detto proprio che come proposito per l'anno nuovo c'era quello di controllare subito l'uscita della banca. Ci hanno preso in giro, l'hanno fatto uscire a fine gennaio, quindi tanto valeva portarla a febbraio e darci un mese di tempo per fare altro, invece no. Vabbè, sono stato anch'io diciamo un po' ingenuo a fidarmi così. Avrei potuto caricare qualcosa, ma sinceramente non avevo nulla in particolare da voler mettere. Non avevo molta voglia anche, perché oramai la community che ci circonda è veramente ridicola. E è veramente un po', sto cercando anche di allontanarmi. Ho quei pochi amici, mi piace fare video con loro, però ecco, non mi piace più di tanto oramai navigare in quella che è la Poké Community italiana. La banca Pokémon, ragazzi, quindi è stata finalmente rilasciata, la potrete scaricare dal Nintendo eShop, vi basterà scrivere Pokémon Banca, Banca Pokémon, Pokémon Bank se avete il gioco in inglese, e una volta scaricata avrete la possibilità di ottenere Mew con il suo speciale cristallo. Questo però solo se accedete entro il 2 ottobre 2017, quindi mi raccomando, vi invito a prendere la banca, purtroppo c'è un costo. Dovrebbe essere attorno ai 5 euro. E quindi sì, vale per un anno la licenza una volta acquistata. Però con questi 5 euro avrete la possibilità di riscattare l'evento di Mew e quindi prendervi il cristallo. Io non ve lo mostro perché ho già acquistato la banca sull'altro DS, questo con la capture card, non ho la banca. E ora vedrò se fare qualche cambio. Però non mi convince molto questa idea, anzi piuttosto diciamo che vi do questa notizia, tanto è molto intuitivo riceverlo. Se avete già la licenza, una volta entrati vi chiederà: vuoi ricevere questo Mew? Voi ovviamente accetterete e potrete ritirare il vostro dono. Dovrebbe funzionare così da quello che ho letto, erano un po' speculazioni diciamo, ma dovrebbe essere piuttosto affidabile. In ogni caso è molto molto intuitivo, ragazzi, quindi non vi preoccupate. La banca è uscita finalmente, quindi molto presto vedrete delle lotte wifi in overuse sul canale. Non stavo aspettando altro, sono quindi contentissimo di poterle iniziare. Se volete sfidarmi, ragazzi, vi invito a mandarmi un messaggio privato nella pagina Facebook. Diciamo che per un periodo non accettavo le lotte in messaggio privato, però ho capito veramente che forse è il miglior modo, quindi voi mi scrivete il vostro codice amico, mi scrivete ovviamente la tier che volete giocare. Per ora solamente Uber o Overused. Mi date un orario indicativamente in certi giorni e io vi scriverò in quell'orario per giocare. Cercherò di sfidare un po' tutti voi, ecco. Metterò le lotte migliori. Sapete che non carico tutte le lotte, ma solo quelle migliori che mi piacciono di più. E ok ragazzi, ci diamo appuntamento quindi prestissimo con le lotte wifi molto probabilmente. Vi ringrazio per la visione, alla prossima, ciao a tutti!